medievale e nei secoli successivi, le genti, rimosse dalle coste, dalle invasioni barbariche e dalle invasioni delle paludi, vennero ad arroccarsi nell'entroterra, isolandosi in terre chiuse ed aspre. Interrotte le comunicazioni con i paesi vicini, si determinarono situazioni economiche e sociali stagnanti, basate sulla reciprocità, che ebbe nel matrimonio l'istituzione più significativa per i suoi circuiti di imparentamento, di intrecci clientelari e di scambio. Lungo le vie e negli interni domestici di questi paesi stiamo per compiere un viaggio nel tempo, per rivisitare usi, costumi e riti del matrimonio e del fidanzamento della società contadina. Allargare il parentato in questa società è importante. Non sono rari i casi in cui i genitori, per rinforzare il gruppo, scambiano promesse matrimoniali sin dalla nascita dei figli o quando sono ancora nel grembo materno. Siccome una promessa di matrimonio è una delle circostanze più cariche di significati e di valori, i genitori le sanciscono con un rito. Eccoli nella soffitta della casa, mentre incidono i nomi dei due promessi su due sassi e li dispongono al sicuro in un angolo, al riparo delle forze negative che agiscono dall'esterno e specialmente lontano dal malocchio. Nel matrimonio vigeva il principio del paraggio. Un giovane, essendosi innamorato di una ragazza appartenente ad una famiglia ricca, lancia una sfida. Ricorre anche lui ad un sasso e riponendolo entro un buco del muro esclama: tanto ci sta sta peggia sto grubbo, non si nacacchista mai pigliare. Tanto rimarrà questo sasso in questo buco finché io sposerò proprio questa. Poteva succedere che per aggiudicarsi una donna si ricorresse ad una competizione dal carattere ludico e bellicoso, come la tarantella con i pugnali. In tali casi il duello ballato veniva preceduto da una sfida che uno dei contendenti lanciava all'altro, tipo quella che ascolteremo. Musea avanti, sto coppa avantato! Caneteramo da ore di cuoco, e io con il cortiello, ed io con la pistola. Vediamo che la vince sta regiola. Che si faccia avanti questo guappo arrogante, che faremo una lotta infuocata. Lui con il coltello ed io con la pistola. Vediamo chi la vince questa figliola. E tirati un corpo! Eia! Thank you.
vi era anche però la possibilità di vedersi e di innamorarsi. Quanto alla scelta, era necessario avere anche il consenso dei genitori, i quali facevano una valutazione economica. Ecco due ragazzi che si sono innamorati. Finché possono, si servono di qualche intermediario per incontrarsi furtivamente. Ora lei gli dà un fazzoletto come pegno d'amore. La posizione matrimoniale è sovrana. Sugli scapoli, come sulla sterilità, gravano pregiudizi. Vengono lasciati fuori dalle associazioni di mutuo soccorso e vivono in solitudine. Quel giovane, non volendo correre il rischio di un rifiuto, ha deciso di sondare la volontà dei genitori della ragazza che vuole chiedere in matrimonio. Porta quindi un ceppo sulla porta della casa di lei. È molto grosso, perché per accattivarsi la benevolenza del destinatario deve ardere per 3 giorni sul fuoco. E all'alba il giovane torna davanti a questa porta per capire la risposta dalla posizione del ceppo. Il ceppo non c'è. Vuol dire che il padre di lei, portandolo in casa, accetterà che lui avanzi la richiesta di matrimonio. Ecco invece un ceppo allontanato dalla soglia. Per il giovane non c'è nessuna speranza. Anche lui, come il suo ceppo, non deve varcare quella porta. Questo innamorato trova il suo ceppo nella stessa posizione. Vuol dire che non è stata presa ancora nessuna decisione. I genitori della sposa hanno 3 giorni di tempo e poi dovranno decidersi ad entrare o a rimuovere il ceppo. Queste donne hanno fatto un sondaggio, non della volontà umana, ma di quella più oscura, del destino. Una ragazza ha ricevuto una proposta di matrimonio. Per sapere se si tratta dell'uomo destinato, le donne di casa e la vicina hanno preparato un dolce, il pan di Spagna. Eccolo. Il dolce ha un bell'aspetto, è ben cotto, ben cresciuto, quindi è sicuramente di buon auspicio. In questa casa, una persona incaricata, un basciaturi, cioè un delegato, sta avanzando una richiesta ufficiale di matrimonio. La formula è quella che stiamo per sentire. Pronto da parte di Cecci, come sottava la divorzia di Giuseppina. Accettatemi, compa. Grazie, buonasera. Per accettare o respingere una proposta di matrimonio, non si tiene conto del parere della ragazza. La decisione spetta ai genitori. Lei ha però un modo per esprimere il suo gradimento. Tra quelle tazzine di caffè che la ragazza ha preparato, ce ne potrebbe essere una amara, riservata all'intermediario, nel caso non le piaccia il giovane che lo ha mandato. Comunque, che il caffè sia amaro o zuccherato non incide sulla decisione dei genitori. I due gruppi familiari, una volta avviato il fidanzamento, si presentano dal notaio per stendere il contratto matrimoniale, i capitoli. In questo trattato vengono stabilite la data e le modalità del matrimonio. Vengono descritti i beni dotali. In questa occasione viene consegnata allo sposo la somma di denaro della dote. Cinto Runca di Ferdinando Calzolaio, nato domiciliato in Falerna. Da me notaio conosciuti personalmente. Si sono personalmente costituiti i coniugi signori Luigi Caligiuri, fu Giuseppe, e Maria Stella, fu Francesco Antonio. E costei, espressamente assistita e autorizzata da detto suo marito, nonché la loro comune figliuola,
signorina Saveria Caligiuri, anche costei assistita ed autorizzata dal presidente. Dietro questa finestra chiusa, una donna sta compiendo un'ispezione, richiesta dal figlio, sul corpo di una ragazza. Completamente svestita, la ragazza viene esaminata alla luce di una candela. Se sul suo corpo ci sono imperfezioni, la richiesta di matrimonio sarà annullata. La finestra è chiusa affinché la luce del sole non assista al fatto. Quel giovane sta dimostrando alla donna amata il suo continuo interessamento per lei. Evidentemente c'è qualche ostacolo che impedisce il loro amore, certamente la contrarietà dei genitori. Ora, improvvisando questa declamazione, le fa sapere che lui sfida ogni contrasto e sa tutto ciò che le succede. Ardu maligno troppo impertinente, cacciasti sangue a chi ne bene voglio io, e mo ti andai ardente ardente. Se no, ma caccio con te, starà già mia. Cardo maligno e arrogante, hai ferito la ragazza che io amo, e adesso vattene via immediatamente, altrimenti sfogo su di te la mia rabbia. I rami bruciati denotano la perdita della vitalità della pianta. E sul piano del simbolismo matrimoniale corrispondono alla perdita della verginità. Quindi la ragazza in questione è compromessa. Ecco cosa dice la madre. Chi ha attentato all'onore di mia figlia deve prenderla in sposa. Questo è un altro modo per costringere i genitori della ragazza, o forse la ragazza stessa, ad acconsentire ad una proposta di matrimonio. In un luogo affollato, per dare la massima pubblicità dell'avvenimento, un pretendente si avvicina alla ragazza e le toglie il copricapo. La voce si diffonde rapidamente per tutto il paese. Ora soltanto lui potrà sposarla, perché nessun altro la potrà richiedere in sposa. È notte. Qualcuno trama contro una sposa. Ha costruito colonnine di pietra addossate alla porta di casa di una coppia di novelli sposi. Mira a seminare sfiducia. Chi aprirà la porta, se farà cadere quelle pietre, dimostrerà che non è fedele. È quasi l'alba. Qualcuno apre la porta e, ahimè, le colonnine cadono. Dietro alla memoria locale dell'attentato alla fiducia si cela l'idea ben più grave della lapidazione, che presso numerose società fu praticata contro la donna fedifraga. Quella ragazza fugge da casa per raggiungere l'innamorato. Ricorre alla fuiuta una ragazza ostacolata dai genitori, e specialmente chi ha subito uno degli attentati alla sua reputazione, come lo scapillamento, la legna bruciacchiata, lo slacciamento dei nastrini della camicetta. Messi di fronte all'atto compiuto, i genitori dovranno acconsentire al matrimonio, ma i rapporti tra le famiglie resteranno tesi. Queste donne trasportano il corredo di una prossima sposa dalla casa originaria a quella maritale. Le donne fanno frequenti soste per ballare la tarantella allo scopo di attirare l'attenzione. Yeah.
La suocera prezza il corredo, poi ricompensa le donne. Una prima valutazione è stata già fatta su una campionatura del corredo che la famiglia della ragazza si è curata di far pervenire alla suocera subito dopo la richiesta di matrimonio. Cosa bella, dimmi sì, 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 io per sposa voglio te, se, 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 Don Giacinto già lo sa. Due consuocere e le donne di casa preparano il letto matrimoniale rigorosamente in bianco. Sulla coperta vengono posti confetti anch'essi bianchi come simbolo della verginità. Ma ora una delle donne aggiunge confetti rosa e celesti per augurare agli sposi figli maschi e femmine. Una ragazza sta per sposarsi. Ecco infatti la suocera porta l'abito nuziale che la ragazza non ha visto né misurato, perché sarebbe stato di cattivo auspicio. Questo corteo di giovani portatori di canne, indipendentemente da quello nuziale, è ricco di valori simbolici. L'edera che riveste la canna è simbolo di legame indissolubile. La perlustrazione accurata delle vie serve a tenere lontano il male, così come in tempi precedenti una scorta armata proteggeva la sposa dagli abusi post-feudali, ius prime noctis. Ecco comparire la sposa tra le due comari. I vicini l'accolgono con una pioggia di fiori e di confetti. Il corteo si svolge lungo un percorso allestito con archetti fatti di coperte pregiate, delimitato da piante o da elementi vegetali. Il verde, dopo il bianco, figura come colore dominante perché simboleggia la vita rinnovata, come il verde delle gemme dei germogli che rinascono a primavera. La cerimonia religiosa è finita. Adesso i parenti di lui rapiscono la novella sposa. Si tratta di un rapimento carico di valori semantici. Rappresenta il mutamento repentino dello stato civile, il nuovo tenore della vita matrimoniale e specialmente lo strappo dalla famiglia di origine. Un lenzuolo sventola dal balcone di una sposa. Tutti devono sapere se la sposa ha meritato la fiducia conformandosi alle norme comunitarie. Anticamente la suocera attendeva la nuora sulla soglia di casa, secondo l'uso dell'antica Roma, dove le consegna il fuso e la conocchia. Nei nostri paesi, la risaputa ostilità tra suocera e nuora si poteva manifestare già all'arrivo della sposa, come sentiamo da questo scambio augurale. Buonavenuta, nuora mia in palazzo, mo può durare quant'anni vi manco? Bene arrivata, nuora mia, in questo palazzo. Che tu possa viverci per quanto dura la neve di marzo. Buona trovata, donna mia gentile, mi può durare quant'anni vi da prima? Ben trovata, mia suocera gentile, che tu possa restarci ancora quanto la neve d'aprile. La serenata era un omaggio alla donna amata. Ogni innamorato, improvvisandosi il cantautore, componeva la canzone adatta alla sua donna e l'intonava sotto il suo balcone mentre un amico l'accompagnava con uno strumento musicale. Lei ascoltava dall'interno senza affacciarsi. Uno spiraglio di luce faceva capire che gradiva l'omaggio. Thank you.
fatto bella pisticola. Zitami, figlia mia, e ti io compagnia, mi muore di gelosia, io muore di gelosia. Dici la mamma tua, dici la mamma tua, la sogna l'amore tua, e non è tua la 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 la. Ma quando tra i due l'amore finiva e subentravano motivi di ostilità, la serenata cambiava tono. Si chiamavano infatti canzoni di sdegno. La ragazza stessa, nel sentirsi insultare, si affaccia e risponde per le rime. Vida mía.